Avete visto un'azione di tiro che secondo me non è coordinata. Qui abbiamo un grande tiratore, addirittura un olimpionico, Craig dell'Australia, che ha fatto per noi, naturalmente, ha simulato un'operazione falsa. Non mi piace. Avete visto le canne come sono saltate? Secondo me non va bene posizione. Io vedo almeno due, tre tipologie di postura non corretta. Vediamo la mano che è un po' troppo indietro, vediamo questo braccio molto alto, vediamo la caricatura del corpo troppo esagerata. Ora procediamo alla visione. La bindella è molto bassa, quindi io presumo che questo tiratore avrà un tempo molto veloce, perché vede la bindella, quindi il piattello vedrà qua, dovrà sparare molto veloce. Se non sparerà veloce sarà nei guai, quindi lui dovrà sparare molto veloce. Il tiratore dovrebbe rimanere in appiombo prima di tirare sul fucile, quindi rimani in appiombo, chiudi il fucile, ok, la mano è giusta, puoi anche tenere il dito così, va bene, così, ok, morbidezza, perfetto. Come vedete qua la posizione non è più così carica come prima. Ora vi spiego come mai a lui gli sono saltate le canne in questo modo. Guardiamo un attimo il fucile. Secondo me questo fucile, per avere un effetto così, non è bilanciato. Ora lo proviamo. Facciamo la tradizionale prova e vediamo che tende tutto a cadere all'indietro, verso il calcio. Questo è un fucile che ha tendenza a sparare in alto al piattello, sopra al piattello, avanti al piattello. Non va bene, bisogna bilanciarlo. Ora procediamo a una bilanciatura. Secondo me qui addirittura ha bisogno di una bilanciatura molto marcata. Penso che ci vorrà più di due etti per bilanciare questo fucile. Il fucile, amici miei, deve essere bilanciato. Il fucile deve essere bilanciato. Se non è bilanciato, si portano dietro errori per tantissimi anni. Quindi procediamo subito alla bilanciatura così provvisoria di questo fucile. Ecco un lavoro provvisorio, quindi abbiamo bilanciato velocemente un fucile dove prima cadeva dietro. Ora vediamo subito la sua... Ha ancora tendenza indietro, però sarà sicuramente un fucile più controllabile. Vediamo col nostro amico Craig la differenza di tiro. Le canne, adesso che abbiamo leggermente bilanciato il fucile, sono molto più ferme, quindi questo è molto importante. La bilanciatura del proprio fucile è una cosa essenziale. Grazie.